Padre nostro, che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. Mercoledì 2 dicembre a Mazzano il Vescovo ha iniziato le visite nei luoghi di lavoro per esprimere vicinanza a chi è particolarmente colpito dalla crisi. L'intento del Vescovo è quello di manifestare attraverso il gesto semplice di una visita la volontà di farsi compagno di viaggio, non per offrire soluzioni o risposte, ma per porsi in ascolto dei lavoratori, delle gioie sperimentate grazie al lavoro e soprattutto delle fatiche di questo tempo, e pregare per ciascuno. Perché in questo momento il lavoro sta attraversando un momento difficile, almeno alcuni settori e alcune persone, alcune categorie. Mi sembrava così giusto di offrire un semplice segno di vicinanza e di attenzione, un modo per dire che il desiderio un po' di tutti è condividere e sostenere. E abbiamo cercato di scegliere quei luoghi che diventano un po' segno, ecco, degli ambiti che sono più provati in questo momento. Ripeto, non tocca a me proporre delle soluzioni e entrare nel merito di questioni che sono anche piuttosto complesse. Però abbiamo bisogno di una sorta di solidarietà vissuta e quindi comunque sia un sentimento sincero di condivisione, questo mi sembra importante. Anche nel nostro territorio sono molte le realtà produttive in difficoltà. A Mazzano il Vescovo si è recato in due locali a gestione familiare, la pizzeria da sporto Nati per la Pizza e il ristorante Pizzeria Cavour, che sanno quanto è importante e difficile gestire l'ordinario in tempo di pandemia. Essere molto umili tra di noi, la prima cosa, essere e volersi tanto bene e aiutarsi a vicenda. Mercoledì 9 dicembre alle 15 il Vescovo incontrerà per l'ambito culturale i rappresentanti del Teatro Telaio per ribadire l'importanza del mondo della cultura e dell'affiancamento educativo alle famiglie. Giovedì 17 dicembre, infine, a Verola Nuova, conoscerà da vicino In Blu, un'azienda che produce calzature, e la casa albergo della Fondazione Gambara Tavelli.